Micheli, voglio chiedere per un'altra cosa a Toti, vedete Toti, no? Perché mi pare, leggevo nelle varie informazioni che per esempio le concessioni demaniali no, per i cantieri porti turistici sono affidate alle regioni, no? E come regione che state facendo in questo senso? Demaniali per i cantieri porti turistici. I porti turistici vanno rafforzati in questo territorio. Questo è chiaro, lo stiamo facendo. Si sente, scusate. Sì, si sente. Io mi sento. La Liguria perché è la patria di elezione in qualche modo della nautica più in generale? Anche perché è un territorio bellissimo da visitare in barca, evidentemente. Poi è chiaro che le barche che producono qua e tanti amici con i cantieri vanno in giro in tutto il mondo, però se si fermano in Italia e in particolare in Liguria io ne sono particolarmente ovviamente lieto. E quindi tra i tanti piani di investimento che occorre fare in questo paese c'è anche quello di rivisitare, per la verità molto si sta facendo, il settore dei porti turistici nel nostro paese per dare quella sorta di scacchiera intorno a tutta la nostra penisola che è il più lungo perimetro di coste del Mediterraneo e del mare che è insieme al Mar dei Caraibi, mi correggano i grandi charteristi e produttori, uno dei due mari di elezione di chi va in barca, avere una piattaforma che abbiamo già, una piattaforma turistica naturale, perché siamo lì, ci svolgiamo da Lampedusa fino ad attaccarci all'Europa continentale. Molti investimenti sono in corso in questo momento nei porti della Liguria, i porti di Spezia, anche collegati al distretto della nautica, hanno all'interno la loro area turistica, il cantiere di cui parlava Presidente Signorini sono refitti nel porto di Genova, ne sta facendo diventare un polo di assoluta attrazione a livello internazionale. Il porto di Ventimiglia con gli investimenti dal Principato di Monaco, che vuol dire che c'è un'attrattività di confine rispetto a una delle aree certamente più ricche, oggi anche loro ovviamente in difficoltà per la situazione del Covid. Io credo che il settore della nautica, vedete, la promozione del territorio, mettiamola così, è una cosa su cui abbiamo lavorato molto in Liguria, io penso che sia anche quella che deve essere la stella polare della politica dell'intero paese. Noi vendiamo, oggi siamo qua per vendere delle barche, su quelle barche andremo nei nostri porti, chi starà nei nostri porti mangerà il pesto della Liguria, magari si spingerà a vedere un Raffaello, un Michelangelo, una delle tante opere d'arte che abbiamo in una chiesa vicino al nostro porto, o una pieve romanica che sta aggrappata, mettiamo quella di Porto Venere per non fare per farne una di esempio famoso che sta spesso in televisione. Allora questo è il sistema Italia e noi dobbiamo usare gli investimenti certo per la grande logistica, per il porto, per la diga evocata dal Presidente Signorini, per gli investimenti ferroviari e stradali di cui parlava il Ministro, ma dobbiamo credo utilizzare anche gli investimenti per creare un sistema Italia che ci permetta di vendere a tutto quell'eccellenza che rappresentiamo nel mondo. I porti sono semplicemente un pezzettino di tutto questo. Dopodiché è chiaro che i porti servono se le barche si vendono, i porti servono se il paese funziona, però teniamo presente anche che fare le infrastrutture occorre molto tempo, quindi è uno di quei settori in cui bisogna avere, come si dice, lo sguardo lungo, perché se noi pensiamo a quello che c'è utile l'anno prossimo, neppure Superman ce lo fa costruire.
scienza, Leonardo da Vinci, di stati nazionali come la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna che hanno dominato il mondo nei quasi 1000 anni successivi. Quindi questa è un'occasione in cui noi, facendo questo salone, diciamo che vogliamo guardare al futuro. Quindi è simbolico non solo per quello che accadrà nei prossimi 5 giorni, ma per l'attitudine che dobbiamo avere per i prossimi 5, 6, 7,